Io vorrei partire con te dall'incredibile sforzo produttivo e registico di questo film, perché è il tuo primo lungometraggio e volevo sapere anche se nell'ispirazione che ti aveva guidato c'era Baz Luhrmann, perché c'è la sequenza iniziale in cui poi si entra nel Choo-Choo Train che mi ha fatto pensare a Moulin Rouge. C'è tanto Baz Luhrmann, c'è tanto anche Les Misérables, un altro musical che a me piace tantissimo. La sequenza iniziale in realtà è stata, diciamo, partorita più per una paura, nel senso che di solito la prima canzone è quella che tutti quanti dicono tutto musical, e quindi tutti i registi che fanno musical hanno, diciamo, lo spauracchio della prima canzone. E la mia paura più grande di questo musical è sempre stato quello di farlo sembrare una serie di videoclip. E quindi volevo concentrarmi, diciamo, su una cosa sola, e la cosa del piano sequenza che, diciamo, vedrete sullo schermo è la presentazione della protagonista. Cioè, volevo che il primo balletto fosse una specie di lente di ingrandimento, quindi ci sono le nuvole, poi c'è una città dove c'è un locale, dove c'è un signore che ci dà il benvenuto, dove poi c'è anche una cucina e poi c'è la protagonista. Ecco, il mio più grande sogno, a proposito di sogni, è che il pubblico al termine di tutta questa coreografia si ricordi della protagonista. Questo per l'appunto è un film che parla di sogni, ma secondo voi un sogno può diventare una prigione quando diventa un'ossessione e ci fa dimenticare tutto quanto quello che abbiamo intorno, anche le persone che amiamo? Sì, perché la cosa più sbagliata che si possa fare è staccare il sogno dalla realtà, perché sennò rimane solo sogno. Se non ha le radici piantate nel reale, non è realizzabile, perché manca il canale di connessione, e quindi in questo senso può diventare una prigione. Ti puoi liberare di questa prigione se capisci che il tuo sogno è irrealizzabile, lo abbandoni e ne cerchi un altro. Se invece capisci che c'è una possibilità di realizzarlo, è perché capisci che effettivamente è collegato con la tua realtà. Questo è un film che parla di immaginazione e sottolinea la sua importanza. Per voi quanto è stato importante usare la vostra immaginazione sul set? Per voi come attori, perché c'è anche un uso del CGI, ma anche per te, per poi immaginare quel mondo che avevi in testa? Prego. L'immaginazione, diciamo, è alla base del nostro lavoro, quindi sicuramente è stato importantissimo. Devo dire che il set e il mondo in cui Nicola che Nicola ha preparato prima che noi c'entrassimo ha aiutato molto l'immaginazione, perché davvero si aveva la sensazione di entrare in una vera cucina, di essere andati in un'altra epoca, però senz'altro l'immaginazione vale nella vita e nel nostro lavoro tanto, è importante, decide poi il nostro percorso. Sì, è stato bellissimo innanzitutto, perché comunque uno sogna per tanti anni prima di fare un film: ah, questa scena potrei farla così e poi potrei farla così, e ovviamente è anche un pericolo, perché molte volte giri su un green screen di 360 gradi, quindi per come abbiamo potuto abbiamo cercato di coinvolgere per esempio il cast. Siamo stati fortunati perché dovevano fare tante prove, quindi hanno avuto secondo me la fortuna di vedere: adesso c'è solo lo scheletro del Choo-Choo Train, adesso c'è solo il polistirolo, adesso i mattoni, adesso, quindi l'hanno visto crescere. Altre volte invece è stato anche bello avere la magia dopo, no? Vedere alcune scene tutto green screen e poi dice: ah, ok, siamo sul pontile di New York. E questo secondo me è anche bello per noi che l'abbiamo fatto, probabilmente. C'è una sequenza in cui Eva per la prima volta suona e canta davanti a un pubblico. Voi ricordate la prima volta in cui vi siete esibiti, quel mix di emozioni, per la prima volta appunto da professionisti, in cui vi siete approcciati a questo lavoro? Non da professionista, me lo ricordo, ed è il momento in cui ho deciso che avrei fatto questo mestiere. Avevo 12 anni, ero piccolissimo, suonavo il pianoforte e c'era un grande marchio di pianoforti italiano che per farsi pubblicità spargeva per i grandi magazzini pianoforti, e per la prima volta ho visto un pianoforte a coda. Mi hanno detto: ma lo vuoi suonare? E io, 12enne, mi sono messo con gli occhi sulle mie mani a suonare, e quando ho finito è partito un applauso pazzesco, mi sono girato, era pieno di gente che era venuta da tutti i piani a sentire. Io ho sentito l'applauso, ho detto: voglio fare un lavoro per cui alla fine c'è questa cosa qua, e ho deciso di fare questo mestiere. E tu invece? Anch'io vado molto indietro nel tempo, non ero per niente professionista, avevo 3 anni e facevo Gesù Bambino, dovevo stare con le manine così tutto il tempo. Questo è il soggetto del prossimo musical di Nicola Botanico. Io non ho mai dimenticato quella sensazione, e dopo appunto da lì è partita l'ossessione, il sogno ossessione di fare questo lavoro. Quindi, ovviamente che fa meraviglioso.
Questo ovviamente è un musical, è pieno di canzoni. Come è stato appunto sfidante ma anche eccitante doversi appunto calare in questo mondo dal vivo, se non sbaglio, perché avete cantato dal vivo sul set? No, abbiamo inciso prima. Io non sarei sopravvissuta dal vivo, mi avrebbero cacciato sicuro. Non è vero, ha molto orrore di se stessa, non ha neanche coscienza di sé. No, però abbiamo inciso tutto, ma anche per motivi di ordine pratico, perché poi c'avevamo il balletto che faceva un casino tremendo, non sarebbe venuto registrato, sarebbe stato impossibile, quindi abbiamo dovuto necessariamente, per motivi tecnici, come si fa, cantare tutto prima. Però è... recupero dopo. È stato bellissimo perché comunque ti misuri con una lingua che non è sempre la tua e quindi hai dei coach, che è bellissimo perché a un certo punto arrivi magari a 45, 50 anni, 48 ce n'ho io, che sembra che non hai più niente da imparare, invece c'è sempre da imparare. La cosa più bella del nostro mestiere è lo studio continuo, quindi misurarsi con cose che non sono, con cui non sei sempre avvezzo, è un motivo di crescita ed è la cosa più bella di questo mestiere. Grazie mille per il vostro tempo. Grazie. Grazie.